Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Quello che vi parlo oggi, siamo qui tornati ancora su Akinator, il genio del web, per risfidarlo. Quest'oggi ragazzi andiamo a scegliere dei personaggi un po' più classici, per dirvi, scegliamo dei calciatori. Quindi ragazzi, partiamo subito, mi raccomando, tanti like se volete vedere un prossimo episodio. Il primo personaggio di oggi che volevo portarvi è Benzema, l'attaccante del Real Madrid. Vediamo subito se riesce a indovinarcelo, questo pezzo di genio. Ok, allora, è una donna? No. Il suo personaggio viene dall'Italia? No, ragazzi, per chi non lo conoscesse, è un calciatore francese. Allora, ha un cellulare? Certo che ha un cellulare. Ha a che fare col mondo dello sport? Sì. Allora, ha giocato in una società di calcio italiana? Benzema non ha mai giocato in Italia, quindi no. Gioca ancora a calcio? Sì, gioca a calcio, ha indovinato già lo sport. Ha indovinato anche la squadra, perché dice ha a che fare con Real Madrid. Quindi sì, ha a che fare con Real Madrid. Gioca con il numero 7? No, non è CR7, quindi no. È un attaccante? Sì. Sì. Il suo personaggio è gallese. Lui sta pensando a Gareth Bale, ragazzi, ma ti dico subito di no, amico. Ha a che fare con la Francia? Mi sa di sì, raga, l'ha preso. Viene dall'Argentina, se hai a che fare con la Francia. Magari ha origini, non lo so. Ha una sorella, non lo so. È vissuto nel secondo millennio. Che cazzo di domande fai, zio? Ha partecipato agli europei? Sì. Ha i capelli rasati? Sì. Ha indovinato? Sì, ha indovinato, raga. Sto pensando a Karim Benzema, calciatore. Ha indovinato. Ma ragazzi, non ci facciamo scocciare subito da questo genio, perché adesso andiamo subito col secondo personaggio. Ok ragazzi, secondo personaggio di oggi. Ci buttiamo su un altro calciatore. Vediamo ragazzi se riesce a indovinarmelo. Un po' più difficile ragazzi. Felipe Luis, difensore dell'Atletico Madrid. Quindi ragazzi, prima domanda ci chiede subito se gioca a calcio. Quindi sì. Non ha giocato nella Juventus, non credo, se non mi sbaglio. Io dico di no. Vive in Italia, no. Ha a che fare con Real Madrid? No, ragazzi, non ha a che fare con Real Madrid. Ha giocato nei Rosgrove Glenger. Che cazzo ne so io. Mamma, perciò non ha fatto parte. Col ghiaccio, perché col ghiaccio? Gioca nel Barcellona? No, raga, hai detto Real Madrid. Hai detto Barcellona è nell'Atletico, quindi ragazzi, mi dispiace, ma no. Non gioca in una società di calcio italiana? No. Gioca in una squadra tedesca? Neanche. Vive in Inghilterra? Boh, questo non saprei dirlo. E io dico non lo so, perché non so da dove viene. Comunque non è un attaccante, è un calciatore. Non è un portiere, è un difensore, sì ragazzi. Possiede una macchina rossa? E questo chi cazzo lo sa? Cioè, ma tu mi fai delle domande impossibili. Il suo personaggio è appassionato di serie TV? Non lo so. Brasiliano, fatemi pensare, riflettere, se non mi sbaglio. Sì, sì, è brasiliano. Ha mai vinto un oro olimpico? No. È stato acquistato dal Paris Saint-Germain? Questo, ragazzi, non lo so, Non mi sembra, però. Comunque adesso non gioca nel Paris Saint-Germain. No, non ci credo. Ha avuto a che fare con l'Atletico Madrid? No, ragazzi, si sta avvicinando. Si sta avvicinando. Gioca come laterale? Sì. No, raga. No. Sì, non ci posso credere. Ha indovinato Felipe Luis. Come cazzo ha fatto a indovinare? Questo era impossibile da trovare. Cioè, dici Cristiano Ronaldo, Messi, così, ma Felipe Luis, un terzino dell'Atletico. Non ci posso credere. Ragazzi, come ultimo personaggio, ragazzi, facciamo Fedez, il cantante. Vediamo se riesce a indovinare. Allora, comunque non gioca nella Juventus, ti dico. Non gioca a calcio. Allora, il suo personaggio ha più di 35 anni. Questo no, è impossibile. È un maschio, sì. Ha a che fare col mondo dello sport? No. È reale. Sì, il personaggio è reale. È un cantante, sì. Minchia, raga, ma indovina tutto. Vive in Italia, sì. Ha partecipato ad Amici. Questa è una bella domanda. Non lo so, non mi sembra però. Il suo personaggio canta Vorrei, ma non posso. Cazzo, come fai a indovinare? Comunque la risposta è sì.
A che fare con la città di Troia? No. Hai i baffi e il pixetto. Non hai i baffi. È un giudice di X Factor. Questo non lo so. Non lo so. Il suo personaggio viene salvato. In che senso viene salvato? Io non capisco queste domande inutili. Il suo personaggio ha mai tenuto concerti a Milano? Sì, l'avrà tenuto in tutto il mondo, minchia. È conosciuto come pseudonimo. Boh. Il suo personaggio canta il Cipro Nero. Mi sembra di sì. È una delle canzoni. Io faccio sì sparando. Vediamo. Non ci credo. Non ci credo. No. Ma mi avrà fatto una quindicina di domande. Per cose inutili. E me le indovina così. Io non lo capisco. Sto pezzo qua di bravura. Non lo so. Comunque si è indovinato Fedez Rapper, complimenti zio. Ma ragazzi, per il video di oggi è tutto. Spero che abbiate gradito questo episodio contro Akinator. Hai indovinato ancora tutto quello che gli ho fatto indovinare, ecco in poche parole. Se volete altri video su Akinator, lasciate un bel like, iscrivetevi se non l'avete fatto. E ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi!